tornare su quella coppia eventuale Jespersen Enner. Questo è il tracciato. Questo è il tracciato, temperature di 6 sotto zero l'aria, la neve 7 gradi sotto lo zero, neve tutta artificiale e di conseguenza nessun problema, anche perché oggi si corre in tecnica libera, di conseguenza si deve trovare lo sci più scorrevole. Questo è il tracciato di 5 km con un punto più alto che va verso Lago di Dobbiaco per poi scendere verso appunto lo stadio, si dovrà ripetere 5 volte. Nella gara classica ieri appunto qualcuno ha optato di la scelta di partire con questi sci, gli sci che useranno quest'oggi gli atleti in tecnica libera, ha pagato al Poltarani che ha fatto questa scelta e ha vinto la gara, fatto con un finale esagerato, perché veramente è proprio la differenza tra uno sci da tecnica classica e uno da skating per i neofiti dello sci di fondo. Ma lo sci da tecnica classica è uno sci molto complicato, nel senso che bisogna applicare due tipi di sciolina, nelle scioline di scorrimento nelle parti estreme dello sci, sciolina di tenuta nella parte centrale, dunque deve esserci un ponte, un'elasticità dello sci, uno schiacciamento, queste sono le caratteristiche dello sci da classico, deve lavorare assolutamente in maniera ottimale per avere quel grip in salita che ti permette proprio di spingere anche con gli arti inferiori, mentre lo sci da skate, diciamo omogeneo, con uno schiacciamento abbastanza regolare che deve lavorare, praticamente fare una sorta di balestra nel rispondere a quelle che sono le spinte delle gambe. L'omaggio che la regia ha concesso a Colonia nel prologo, Nordtug nel 15 classico di Oberstdorf, Pellegrini Val Mustai, Dobbiaco con la vittoria di Alexei Poltarani. Partita intanto la gara con Peter Nordtug, Sund via 2 secondi e via via bello Falfarsson Poltarani, vediamo cosa ne scaturirà questa 25 km tosta qui a Dobbiaco. Perché subito a tutta Kalle Halvarsson che deve tornare sotto Bilov, Sund via Nordtug. Dario Colonia ha un ritardo di 54 secondi, in partenza c'è anche lui con Poltarani, Alex Harvey a 1.07, sono vicini Colonia e Harvey, dietro Harvey c'è Niklas De Raug. Gara apertissima, non vorrei essere al posto di Colonia, non saprei cosa sinceramente fare al posto dello svizzero, perché si trova in una posizione a bagnomaria, così come si può dire, a 55 secondi della testa, a una quindicina. Partito davanti, dietro sono all'incirca un'altra quindicina di secondi, dunque è una scelta che deve fare Dario Colonia, se fare un provare un'azione concreta subito dall'inizio e cercare di racimolare, andare a così guadagnare qualcosina su chi sta davanti, oppure, ma penso che non sarà la scelta di Dario Colonia, se vuole vincere il tour aspettare chi arriva da dietro, sarà una scelta meglio guardare avanti. Assolutamente sì, Dario Colonia ci ha abituato anche a fare azioni importanti, solo che là davanti c'è veramente la crema dello sci di fondo. Chi ha dominato fino ad ora? Sundby in testa a una Coppa del Mondo con nessun tipo di flessione durante questa stagione, dunque Coppa del Mondo che vede Sundby davanti a Halvarsson per 135 punti, terzo è Krog assente, quarto Nordtug, quinto Colonia. Si avvicina al momento della partenza anche degli italiani. Ricordo Noeckler a 2.14 di ritardo, è più alternista che patinatore. Clara invece potrebbe essere protagonista quest'oggi, viene da dire che deve tornare sotto Elner Jespersen per sognare lui e noi assieme a lui. La parte assieme a lui è anche Francesco De Fabiani. E qui le telecamere vanno sul 21enne, atleta valdostano del Centro Sportivo Esercito. In zona Italia c'è la partenza anche di Maurice Magnifica con mille pensieri nel cuore, una gara speciale per lui, un atleta tra l'altro fortissimo in skating, chissà che non possa far bene, glielo auguriamo di cuore a Maurice Magnifica, che rimane l'uomo di punta della Francia dopo l'abbandono di Jean-Marc Gaillard. Dei 93 partiti da Oberstdorf ne sono rimasti 55, qualche abbandono c'è stato quest'oggi, diversi per la verità, 15 in casa Italia, lascia il Tour de Ski Francesco, Federico Pellegrino, mentre De Fabiani appena partito. Si hanno abbandonato il Tour de Ski tutti
tutti gli uomini veloci, compreso appunto Federico Pellegrino, abbandonato proprio dopo la tappa di ieri e giustamente guarda avanti quelle che sono... Il prossimo fine settimana una sprint in classico, una team sprint verso il Mondiale di Falun, nemmeno poi così lontano. Il gruppo tra poco partirà con partenza in linea a partire dal petrolio 37 di Vic, quindi con partenza in linea per l'Italia di Cento con il petrolio 43, Pellegrini con il 45, Hofer con il 48, partenza a 4 minuti assieme per il gruppo che va dal pettorale 37 a salire. Vi ricordo domani pausa, dopodomani si gregge in Val di Fiemme, appuntamento su Eurosport 2 alle 13 per la gara al maschile, una 10 in classico, partenza di massa sul giro da 2:30 e poi appuntamento alle 15:30 per la gara al femminile prima della salita dell'Alpe del Cermis. Subito gruppo con i 4 assieme, Nordtug, Sunweb, Belofe, Kalle Halvarsson. Prevista questa, questo quartetto già in partenza, guardando il distacco di Kalle Halvarsson, che era l'ultimo che si poteva così agganciare al terzetto davanti. Dunque Sunweb davanti già a fare ritmo con il russo Evgeny Belov, Peter Nordtug e Kalle Halvarsson. Dunque un quartetto al comando, attendiamo il distacco del gruppo che insegue quello qui con Alexei Poltajanin. Poltajanin è partito con un distacco di 27 secondi. Perde qualcosina Poltajanin, 3-4 secondi dalla testa, dunque sono 29 i secondi di ritardo, e Darione Colonia. Colonia con subito però già dietro Harvey e Di Raug, partito fortissimo Di Raug. Colonia è un'ottima lepre, là dietro c'è anche Rönning, più forte in classico che non in skating, si è visto anche Niskanen e anche Daniel Richardson. I russi viaggiano con Vilegzani e Chernusov, due ottimi pattinatori, con un ritardo di 1.47 e 1.58 dalla testa. Vediamo il distacco di Colonia, perde qualcosina. Perde anche Dario Colonia, 4-5 secondi dalla testa, da Peter Nordtug però. Dunque Darione Colonia è partito regolare, non ha voluto assolutamente esagerare in quella che è la partenza. Non è uno da strappi secchi. No, lui è veramente un computer, sappiamo benissimo, conosciamo benissimo il fuoriclasse svizzero, proprio la sua forza è quella di saper calcolare quelle che sono le sue forze, le forze che porta e butta in pista. Dunque ancora è lunghissima la gara, Silvano, dunque siamo appena al secondo chilometro, ce ne sono ancora 23 da compiere, sarà una gara eterna. Intanto vediamo che fanno i russi, vedersi il russo che sta per raggiungere adesso l'intertempo, trattasi di Vilegzanin. Vilegzanin già sul podio finale del Tour de Ski, aveva 1.47, rimane sostanzialmente sul distacco acquisito in partenza. E attendiamo il gruppo con gli italiani in particolar modo. Qui attenzione perché c'è il duo con Hellner, Jespersen e i russi assieme. Marcus Hellner è partito fortissimo, è andato subito ad agganciare Jespersen e il trio russo. Intanto il terzetto italiano. Viaggiano assieme De Fabiani, Nöckler e Roland Klaya, 2.18, una buona partenza anche per il terzetto italiano. Il problema è che c'è il buco in raffronto al gruppetto di Jespersen, Hellner e dei russi, Chernusov e Besmertnik. Sì, sostanzialmente l'unico a guadagnare è proprio Roland Klaya sulla testa, 2.23, anche De Fabiani 2.24, era partito, dunque guadagna qualcosina alla testa, sulla testa appunto Roland Klaya e Francesco De Fabiani. Là davanti vanno forte al passaggio al 2.8 Sunweb, Belov, Halvarsson, Nordtug. Poltajanin perde qualcosina adesso a 36 secondi di ritardo, perde anche Colonia. Harvey in ripresa così come Niklas Di Raug. Là davanti ritmo per Nordtug, Sunweb, Belov e Halvarsson. Vi ricordo la quinta tappa del Tour de Ski, al traguardo, classifica d'arrivo che rispecchierà di fatto quella che sarà la classifica del Tour de Ski. Vi vanno però aggiunti ai distacchi al traguardo gli abbuoni, 15 secondi per il primo al traguardo, 10 al secondo, 5 al terzo, in solitaria Alexei Poltajanin, 4 tappe vinte in carriera al Tour de Ski. Poltajanin migliorato tantissimo anche nella tecnica libera, la tecnica che usiamo oggi in questa 25 chilometri, Poltajanin. Attendiamo anche Colonia con Harvey, con Di Raug. Nella classifica per nazioni, dopo 4 tappe, guida
una super Norvegia davanti alla Svezia, la Russia è terza per somma di tempi, la Germania è quarta, l'Italia è buona quinta, un Tour de Ski che ha visto una brillante Italia un po' sottotono unicamente nella tappa di ieri qui a Dobbiaco con Nöckler primo dei nostri, 30esima piazza anche De Fabiani ieri in una giornata non eccezionale. Intanto qui al comando c'è Sundby che ha vinto lo scorso anno il Tour de Ski, assieme a lui c'è Yevgeny Belov. Belov è un po' un'incognita anche verso l'Alpe del Cermis, dopo domani gara in classico, ma poi c'è il giudice Cermis severo come sempre in quel di domenica. Uno che patisce il Cermis è Petter Northug, lo scorso anno finì lontano sul Cermis ma acciuffò ugualmente il podio al Tour de Ski, più per i demeriti degli altri che per i meriti propri. Cermis, pista durissima soprattutto perché arriva dopo una settimana di viaggi e di gare. Il Cermis è una settimana, sì, è una finale veramente tosta. Dopo bisogna dire anche in questa stagione, in questa edizione del Tour de Ski, appunto con questa gara che stanno svolgendo oggi sarà ancora più tosta, perché una gara simile su un anello appunto di 5 km non è come fare la Cortina Dobbiaco, dunque sarà tosta. Intanto perde Poltarani, perde parecchio, sembra anche essere un po' legata alla sua azione, aveva 27 secondi in partenza. Vediamo Dario Cologna, c'è Harvey dietro di lui. Cologna aveva 54 secondi in partenza, Poltarani perde parecchio, la sensazione che tra poco Cologna si porterà in zona Poltarani, Harvey con sulle code Niklas di Raub. Si perde anche Dario Cologna, una decina di secondi dalla testa, ne aveva già persi 4 nel precedente intermedio. Là in fondo c'è il gruppo con Richardson, con Rönning, con Niskanen. Finlandia che è ampiamente in formazione rimaneggiata, rimane soltanto Niskanen, così come Perto Hivainen nelle retrovie della classifica. Richardson, specialista sì della tecnica classica, ma sa destreggiarsi bene. Intanto arriva anche il plotone Elner con Marcus Elner. Assieme a lui Jespersen, miglior tempo lo scorso anno sull'Alpe del Cermis, con loro anche il duo russo. Faranno fatica russo. Gli italiani andare a raggranellare secondi su. Li vediamo là. Quintetto qui. Essenziale per l'Italia tornare su questo quintetto per avere speranze poi d'alta classifica. C'è ancora una gara in classico dopodomani, poi il Cermis adatto a Clara. Si devono dare cambi regolari gli italiani se vogliono arrivare sotto. Qui l'azione di Poltarainen, il distacco degli italiani 2 minuti e 30 secondi, sono sempre assieme, sono stati agganciati anche da Magnifica e da Andrew Musgrave che prosegue nel suo ottimo Tour de Ski. Magnifica è un ottimo pattinatore, potrebbe essere importante averlo assieme. Intanto si va verso lo stadio per il primo dei passaggi. Verso lo stadio, passa davanti Yevgeny Belov, dal cambio a Sundby, sembra così essere nato un accordo fra i quattro davanti, se così si può dire, ma accordo di solito non ce n'è in queste gare. Passa davanti chi ha gli sci più veloci nel tratto in discesa, probabilmente Yevgeny Belov aveva gli sci che scorrevano un filino in più degli avversari. Adesso sembra addirittura anche Petter Northug, ma non sarebbe un Petter Northug se dovesse passare davanti e fare ritmo. Nella storia del Tour de Ski la Russia ha vinto 7 tappe al maschile, domina la Norvegia dall'alto delle sue 21 tappe vinte. La Russia è finita sul podio finale del Tour de Ski però più volte, Legov secondo nel 2007, poi Legov primo nel 2013 con ottimo terzo Maxim Vilegzani. Belov sembra essere in grande condizione, il meglio messo in classifica dei russi, ma direi che al di là di quello che faranno qua davanti è proprio il gruppo Elner che potrebbe sconvolgere le carte in tavola in questo Tour de Ski. Sono lontani, è vero sì, ma Elner averlo vicino sul Cermis così come Jespersen fanno paura. Hai detto bene Silvano, Elner e Jespersen sono partiti assieme, sono i due elementi più pericolosi, sono per i due la che hanno vinto come tempo il Cermis nelle ultime due edizioni. Dunque se facevamo 4 conti prima a microfoni spenti, con un minuto e 20 potresti ancora rischiare di perdere Tour de Ski sull'ultima salita del Cermis. Dunque attenzione, perché Marcus Elner con il 16, Jespersen dietro potrebbero anche raggranellare, portarsi e
così scalare qualche secondo. Intanto Dario Cologni ha quasi raggiunto Alexei Poltarani. 1.09 il suo ritardo allo stadio. Prima del Cemisero ci sarà anche la gara in classico al Lago di Tresero, tutto pronto in Valle di Fiemme verso la nona edizione del Tour de Ski Inverno, che vedrà la Valle di Fiemme protagonista di diversi appuntamenti di prestigio. Si parte con il trofeo Topolino, 17-18 gennaio, il 25 gennaio la marcia lunga di Fiemme di Fassa, già allestiti 50 km, sperando nella neve, ipotesi, piano B, una marcia lunga sui 50 km da Mazzin a Cavalese, così come avvenne già nel 2007. Poi Coppa del Mondo di Combinati in Val di Fiemme a fine gennaio, marcia lunga con 7.800 iscritti, prodotti già circa 80.000 metri cubi di neve, marcia lunga nel suo formato light, giunta alla 30ª edizione. Poi nel weekend anche la rampa con i campioni, con tra l'altro al via questa il papà e la mamma di Peter Northug, oltre al citato più volte Valbusa. Sì. Gara di Coppa del Mondo, meglio di Tour de Ski, con il gruppo dei quattro assieme, sembrano collaborare al momento. Sì, una collaborazione che arriva soprattutto da Sundby, l'uomo più in forma, ma non vuole assolutamente rischiare. Veramente Sundby vuole tenere il ritmo alto, perché sa benissimo che là dietro un Marcus Elner, un Jespersen potrebbe veramente portarsi avanti e fare e dare fastidio in quelle che sono le ultime due tappe, tappe che saranno fatte in Val di Fiemme. Gli italiani sono a circa 20-22 secondi dal gruppo di Elner, Vilegzanin e Jespersen. Assieme ai tre italiani c'è anche Maurice Magnifica. Intanto Dario Cologna passa Poltarani, in regolare sempre l'azione di Dario Cologna, la tecnica, cosa dire, nulla assolutamente. Un po' più potente l'azione di Poltarani, meno patinatore naturalmente di Cologna, comunque buona l'azione di entrambi. Là dietro c'è anche Di Rau che si volta, chiede il cambio Harvey, ma attenzione perché poi c'è bene anche Richardson, tengono anche gli alternisti puri, pardon, ovvero il finlandese Niskanen e Eldar Rönning. Tengono là dietro anche Alex Harvey e Di Rau, faranno fatica a rimanere lì senza essere assorbiti dal gruppo che insegue, appunto da Richardson e Rönning e Niskanen. Siamo in prossimità di questo passaggio, situazione tiene, che vede al 7-4 il duo Cologna Poltarani a 1-12. Tiene Dario Cologna un distacco di 1 minuto e 12 dalla testa, dunque perde pochissimo. Perde 3 secondi in affronto all'ultimo aggiornamento. Vediamo il passaggio di Harvey e di Rau, si danno il cambio i due, c'è una certa collaborazione, non sono lontani da Cologna Poltarani. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo, pardon, da Dobbiaco per la quinta tappa del Tour de Ski. Classifica di generale di Coppa del Mondo, il primo di specialità. Elner, Charnousov, Jespersen. Adesso dovrebbero arrivare gli azzurri, i tre azzurri hanno affiancato. Sono stati affiancati a Maurice Magnifica e Andrew Musgrave, e davanti a Magnifica chi fa fatica è Francesco De Fabiani. Si pensava che Roland Clara anche con... grazie a Magnifica che sta andando come un treno, Musgrave, e chi perde terreno è Biasmiertnich che partiva con 1.59. De Fabiani fa fatica a tenere, però rispetto alla testa ha perso 9 secondi, non di più. E qui siamo più dietro con Triccio, con il 22 c'è Siemens Svean, e hanno più di 3 minuti di ritardo. Svean partiva con 2.41. Perde terreno il 25, Martin Jaksch. 3 minuti aveva Jaksch, che è anche quello con il numero più alto degli atleti già transitati. 7 km e mezzo, siamo a metà del secondo dei 5 giri alla gara di Dobbiaco, Nordic Arena, doveva essere, lo si ricordava,
Sì, lungo il tracciato Elner, Jespersen assieme al norvegese e allo svedese, i russi Vilegzan, Incenusov e Besmernik. I tre italiani, Nöckler, Clara e De Fabiani, viaggiano con un ritardo intorno al 2 minuti e 30 secondi, a circa 18-20 secondi dai poc'anzi citati Elner, Jespersen, Vilegzan, Incenusov e Besmernik. Sì, buon per gli italiani che sul gruppetto appunto dei tre azzurri è arrivato sotto Maurice Magnificat, che sta così trainando il terzetto azzurro. Si aggiunge anche al appunto al terzetto azzurro Musgrave in quella zona. Sì. Questo dunque... è il distacco tra il primo gruppo dei quattro e il gruppo Colonia Poltrani, duo Poltrani in Colonia. Sì, tiene anche Dario Colonia, vedete che è lì sul minuto e 11, un minuto e 12, dunque adesso cambio regolare, Alfarsson è l'unico che può dare dei cambi regolari a Sundby. Prossime gare, Sundby forse quello che ha più chance, a mio modesto avviso, di vincere il Tour de Ski, anche perché Northug sul Cermis ha sempre fatto fatica. Alvarsson lo scorso anno vide Santi di più, 36esima piazza in salita sul Cermis, da valutare per Yevgeny Belov, che ha testato sul Cermis. Sì, però una stagione non è l'altra, Alfarsson quest'anno ha dimostrato di essere veramente... Tu vedi più lo svedese? No, non è che vedo lo svedese, però potrebbe dare... Perché, ti dico sinceramente, Peter Northug non ha mai digerito quella che è quella salita. Comunque non scarterei a priori lo svedese, perché lo vedo veramente concentrato e cattivo quest'anno, soprattutto in tecnica libera, ha fatto cose veramente importanti. Di mezzo anche la Gran Classico di Fiemme sabato, con a buon impalio due traguardi volanti lungo il tracciato, quindi 30 secondi di a buono lungo il tracciato più 15 al traguardo, 45 secondi se vai a prenderli ti danno una bella mano. Vabbè, sono secondi portati a casa che ti potrebbero veramente far scalare una marcia sul Cermis e così andare via non in economia, ma cercare di portare a casa il Tour de Ski. Non sarà facile, comunque il Tour de Ski, ben che si dica, si arriva sempre al Cermis con tanta incertezza in campo maschile. In campo maschile il Cermis decisivo per la vittoria due volte su otto soltanto, nel 2010 con Northug superato da Bauer e nel 2013 con Colonia superato da Legoff. Altrimenti, prima della gara del Cermis, il primo a partire è giunto al traguardo davanti a tutti. Vediamo gli stacchi. Intanto scuoteva la testa proprio di Raug con Lotto, perché girandosi indietro ha visto arrivare Rickardsson, Niskanen, Heldar Rönning. Colonia recupera qualcosina, questione di secondi, ma sono 2-3 secondi recuperati al quartetto di testa. Vediamo il distacco, tra poco lo vedremo, di Vilegzan, Incenzov, Besmernik, Jespersen e Elner. Marcus Elner non si leva dalla testa di questo quartetto, ma là dietro vediamo che già sbuca Magnifica con gli azzurri, sembrano aver rosicchiato qualcosa Silvano. Magnifica e Clara, due ottimi pattinatori. Attenzione. Maurice Magnifica si porta assieme due dei tre italiani, Clara De Fabiani direi, e poi c'è Musgrave. Clara e Didi Nöckler. Sì, Nöckler, sì. Perdon, non c'è De Fabiani. Clara ha trovato il treno giusto, tiene anche l'inglese Musgrave. Intanto qui davanti, guardate, è un po' indecisa l'azione del quartetto di testa. Va sicuramente a favore di Kinsey, guardate, si sono aperti, nessuno vuole prendere la testa, assolutamente Peter Northug non andrà davanti, giocano. Un grande Magnifica porta Clara ormai vicino ai russi, a Jespersen e a Elner, siamo dietro una decina di secondi nel raffronto al gruppo di Elner con Clara e con una brillantissima conferma di Dietmar Nöckler. Sta facendo molto bene questo ragazzo, sì, nel Tour de Ski. Vale un po' il discorso di Clara. Clara è andato forte in classico, dove di solito è meno forte, e Nöckler si sta salvando dove solitamente prende secondi pesanti, ovvero in skating. Sì, si è difeso egregiamente direi ieri Roland Clara in quella che non è la sua tecnica. Di Nöckler forse qualcosina in più ieri poteva anche dare, ma quest'oggi sta tenendo duro sulle code del più veloce in pista, proprio Maurice Magnifica. Dunque i due azzurri sono sulle code di un missile quest'oggi, devono tenere assolutamente il treno francese. Siamo al 10 e 7, quindi piano piano andiamo verso metà gara.
E qui sarà importante il distacco del duo composto da Dario Colonia, Alexei Polterani, Polterani e Franco Bolla. Colonia tre volte vincitore del Tour de Ski, assente lo scorso anno per infortunio, aveva un distacco all'ultimo riferimento, Colonia di 1,13 dalla testa. Sensazione che forse abbia recuperato qualcosina ancora. Sì, e beh, comunque anche Polterani rimanere sulle code di Dario Colonia non è male, ha lavorato tantissimo probabilmente anche lui in tecnica libera. Dario Colonia che passa alla tornata dei 10 km e 700 metri. Davanti sempre il quartetto, avevano un vantaggio su Colonia e Polterani di 1,14, poi Harvey, Di Raugo, Richardson a 1,38, 1,45. Comunque è impressionante l'azione di Dario Colonia, è regolarissimo, non ho mai visto un Dario Colonia fare una, così, una sgasata, una smaniata, un'accelerata per... Lui è un regolare, sembra avere veramente un computer a bordo proprio inserito dentro nel cranio, è una cosa incredibile l'azione di Dario Colonia. È tornato leggermente sotto i break di 2 secondi. Vediamo il distacco invece del gruppo Harvey, Di Raug, Richardson, Niskanen e Rönning. Avevano 1,38. Si sono proprio... passa addirittura Richardson con Niskanen. Richardson è un alternista ma capace già di vincere in skating anche ad alto livello di Coppa del Mondo. Dunque, che insegue un... Maurice Magnificat con Clara. Mamma mia. C'è Musgrave. Fa fatica di Didi Nockler a tenere questo supersonico. Mamma mia che... ...di ritardo. E questi i primi quattro. Pettorale nero è quello di... Yevgeny Bielov, idealmente il numero uno degli sprinter, che in realtà è Peter Nurtwick, che non può indossare tutte e due i simboli del primato, quindi opta per quello della classifica generale. Roland Clara 17esimo, Dietmar Nöckler 19esimo, in mezzo c'è Andrew Musgrave, lo scozzese, tra i due altoatesimi, 2.16, 2.17, 2.23, ma Magnificat che tira come un ossesso, 2.16.3, proprio un passo avanti rispetto. Qui partiva Roland Clara, partiva esattamente con 2.23. Colonia non riesce a buttare giù secondi rispetto al quartetto davanti a tutti. Dario Colonia, lo svizzero della Val Monastero dove due gare in assoluto, tutte e due nel Tour de Ski, piuttosto da dietro arrivano in tanti, a cominciare da Daniel Richardson sugli immediati poursuivants, inseguitori, e adesso allo stadio stanno arrivando le avanguardie del gruppo di quelli partiti con 4 minuti di ritardo. Francesco De Fabiani intanto 20esimo con 3.02 di ritardo, e assieme a Sven e a Tritcher e anche Liefers, ma più dietro, poco più dietro. Qui c'è Richardson che presumibilmente presto condurrà se stesso e i compagni. Ritardo che cresce inesorabilmente rispetto alle speranze dello svizzero, che dovrà inventarsi qualcosa nella penultima tappa, quella tutta in tecnica classica, con la partenza in linea con traguardi ad abbuono, per riportarsi in zona di galleggiamento per la vittoria in questo tour. E come sempre ci sarà in cima all'Alpe del Cermis con formula studiata. E qui è diventato un gruppone con Roland Clara trascinato da Magnificat, che adesso però si è messo in coda a rifiatare, e quindi qui c'è Marcus Hellner davanti a tutti, lo svedese col 16, col 15 Christandre Jespersen. Magnificat in coda a questo gruppo, Clara ha un ritardo di 2.18 e sta andando più forte Clara, ma anche Magnificat in questo gruppo di quelli là davanti. Nöckler non è riuscito a tenere, intanto Vicente è 44esimo, Pellegrin 48esimo, 5.56 il ritardo di Pellegrin per Hofer, 46esimo posto, e a 5.28 Hofer, a 5.56 invece Pellegrin, di Centa a 5.05 il ritardo, partiva con 4.40. E in questo gruppo c'è con il 19 Francesco De Fabiani,
più bravo di questi è il numero 24, cioè Tony Liefers. Chi perde inesorabilmente terreno è Alexander Besmertlich. Neukler era 2.48, Neukler adesso è solo in mezzo al guado e non è una buona situazione. Verrà presto raggiunto probabilmente da questi quattro, si è agganciato a loro, ai tre che lo precedono, Francesco De Fabiani e questi quattro di testa. Due giri completati, siamo praticamente a metà gara perché l'ultimo visto era il passaggio a metà giro, 12 km4, 23esimo De Fabiani a 3.13. De Fabiani partiva col numero 19 a 14esimo con un ritardo di 2.18, partiva con 2.23. Eccola la situazione, freccia contornata di verde per chi sale, freccia contornata di rosso per chi scende o scenda almeno di una posizione, gli altri pareggiano. L'attesa è per i 13.6 che metà gara se n'è andata da poco. Si agita molto in coda Peter Nordhug con la sua tecnica non particolarmente ordinata, molto essenziale ed elegante quella di Sundby, che prova a prendere in mano le operazioni. Nordhug ha dalla sua lavolata oggi, ha la volata sabato, non ha la salita dalla sua, quella dell'Alpe del Cermis, che non è salita. Una cosa crudele che hanno inserito gli organizzatori di questo tour, a cominciare dal svizzero grigionese Jürgen Kapol, che quando pensò a questa cosa pensò all'Alpe del Cermis, pensò alla sua Praga, dico sua perché lì abita, sposato una praghese, e i primi anni con la sprint del Castello proprio in piazza Castello a Praga, fantastico. Poi quella stessa sprint si spostò in cima alla collina Strahov, dove c'è uno stadio che ospitò anche importanti campionati europei di atletica nel 78, dove gareggiarono Venanzio Ortis, che è il cugino di Giorgio Licenza, primeggiò nell'atletica, vinse i 5.000 metri, e primeggiò anche la coppia Sara Simeoni, Pietro Mennelli. Ecco, collina Strahov, quella a Praga. Poi è venuta meno la partecipazione anche della Cechia, inizialmente era Germania, Cechia e Italia. Italia è sempre rimasta. Germania aveva addirittura la prima edizione, la sprint al parco dello Stadio Olimpico di Monaco 1972. Poi venne abbandonata presto. Oberstdorf e Oberhof, maggiore successo decisamente per Oberstdorf. Più belle le piste, più bello l'ambiente, più cordiale l'organizzazione. Ci vuol poco rispetto a qualcosa di Oberhof, che vibra davvero per il biathlon. Lo sci di fondo è sembrato un provarci. A Oberhof c'è un impianto che per l'estate è meraviglioso. Colonia perde inesorabilmente terreno, Poltaranin per la prima volta è passato davanti, tant'è che avrà bisogno dell'aiuto di Ave, Richardson, Gierhaug, Niskanen. Adesso arrivano gli altri, Eldar Röning, che ha perso contatto, comincia a presentare il conto a questa gara. Arriva Roland Clara col suo straordinario carattere da atleta estremamente generoso. Clara 2.23, lo stesso ritardo della partenza, qualcosina ha perso rispetto al passaggio precedente. Adesso si allarga, col 21 c'è Musgrave che fa fatica, fa ancora più fatica Charnoussov, che non sta facendo un grandissimo tour, e questo è il quartetto. L'unico che non s'affaccia è proprio Peter Nordhug. Stanno per completare il terzo giro. Nordic Arena, Dubiaco. Dopo le due tappe di Oberstdorf, la tappa della Val Monastero con la vittoria nella sprint tecnica libera del valdostano Federico Pellegrino. Rilassamento degli arti superiori per un paio di questi quattro. Questa è la classifica, tutti e quattro sono ai primi posti, diciamo che in questo momento Yevgeny Bielov è il primo del tour. Bielov, nome relativamente nuovo, 24enne, 15 km e 7, 10 dal traguardo, anche qualcosa meno. Clara è 14esimo, Neukler è 19esimo, 2 e 18 e 2 e
48 in ritardo. Francesco De Fabiani è 23esimo, 3:13. Mattia Pellegrin è appena transitato, ma prima ancora sono assieme praticamente. Giorgio Di Cento è 44esimo a 5:23, poi Hofer 46, Pellegrin 48. Facendo i conti della classifica, Pellegrin a 6:12 e Hofer 5:36. Non riesce a decollare la condizione di Giorgio Di Cento, e invece proprio da questa tappa traeva opportunità in passato recente. Era la tappa però Cortina d'Ampezzo per crescere. Dario Cologna prende in mano lui la situazione, perché Poltaranin è una specie di zavorra al seguito. Potrà avere aiuto da Harvé, da Richardson, forse meno da Dierhauk e Niskanen. È Richardson che va forte di questo. Pronti per i 15 chilometri. Adesso è Bielov davanti a tutti. Con Nurtig che rimane anche abbastanza passivo in ultima posizione. Dario Cologna con un Poltaranin detto zavorra. E se Richardson saprà cambiare passo, difficilmente Poltaranin riuscirà a seguire. Stesso discorso si potrebbe fare anche per Dierhauk e anche per Niskanen. Cologna 1:45, ha perso 50 secondi in questa gara lo svizzero, tant'è che la stanchezza comincia a farsi vedere. Questo in una annata come questa, che ha i mondiali nel mirino, Falun nel Dalarna svedese, metà febbraio, poco oltre campionati del mondo. È stata la prima edizione sulle 9 precedenti in cui tutto il tour 7 tappe nell'anno nuovo. Il prossimo anno sarà un po' più lungo il tour, e sarà ancora più in un'edizione, in una annata, in una stagione che avrà solo la Coppa del Mondo e non titoli o mondiale o olimpico da assegnare. Sarà ancora di più punto di riferimento. 17:30 con Bielov che detta il ritmo, Halfarsson che non sembra patire, i due norvegesi già di più. Ed è sorprendente per Sundby, mai visto, anche perché la qualità della sciata è talmente bella che non ti dà l'impressione di non esserci in condizione. Bielov, bello pimpante, l'unico, se vogliamo, dei russi. Non c'è Liakov a questo Tour de Ski, assieme a al secondo della classifica generale di Coppa del Mondo, Finn Hogenkrug, un nome importante. Intanto ai 15:07 sono transitati anche Roland Clara e Dietmar Nöckler. Clara è 12esimo a 2:22, continua a tirare lui. No, c'è Hellner adesso davanti in quel gruppo, e qui è diventato un gruppo unico, quello di Dario Cologna, Alexei Poltaranin. Poltaranin di volta in volta viene risucchiato dietro. A chi va più forte è Daniel Richardson. Partiva con 1:38 Richardson, però ha un ritardo di 1:52 al passaggio precedente. Eccolo là il gruppo di Roland Clara, è tornato Maurice Magnificat davanti a tutti. È quello che sembra avere più cavalli vapore. Non è riuscito a tenere questo gruppo l'altro, Alto Atesino, l'altro della Valpusteria, il numero 17 di Tvarnöckler. ...37 minuti di gara con Richardson, Cologna, Poltaranin, Harvé. Niskanen non ce la fa, potrà essere preso tanto da Magnificat che da Roland Clara, e Roland potrebbe anche giocarsela, peccato che sia praticamente fermo in volata, potrà giocarsela anche per un posto tra i primi 10. Eccolo il gruppo di Clara con Röning che fa fatica. Clara e Magnificat sono i più pimpanti, sono infatti non a caso in testa, una volta uno una volta l'altro, più Magnificat
che ha condotto tutta l'operazione di ricongiungimento con quel gruppo. Musgrave sta facendo una grande gara e via via che passano le tappe sembra salire di condizione anche rispetto a... Qui c'è De Fabiani in questo quartetto, è il più lento di questi quattro, nel senso che è quello che ha il numero più basso. Ah no, no, è Nuclear questa. Con Sven, numero 22, con lo svizzero Liefers col 24. Jaksch non è riuscito ad agganciare questo gruppo, eppure è un buon pattinatore. Là dietro c'è De Fabiani che è rimasto da solo. E non va bene, perché questi sono troppo avanti e quelli dietro lo prenderanno tra poco. Il transito di Vicenta, che ha un ritardo di 6.24. Vicenta che partiva con 4 minuti di ritardo effettivo, ma in realtà 4.40. Non sta andando forte Giorgio. Nuclear prova a difendersi un po' in tutte le maniere. E adesso si va verso i 20 km quando comincerà l'ultimo giro. Musica d'effetto in sottofondo, tenuta anche allo stadio, alta, spero alta anche nel sottofondo televisivo. I quattro arrivano. 18,6 i chilometri, manca poco al ultimo giro. Sundby adesso ha preso in mano la situazione. Bielov ha provato in tante maniere, ma serve l'attacco secco in salita, altrimenti si aspetterà la volata. E Nurtwick sembra sempre un po' in difficoltà, ma utilizziamo proprio il verbo sembrare, parere, apparire con questo fenomeno. È vero che quest'anno qualche problemino di preparazione ha avuto legato alle sue vicende giudiziarie, un ritardo di condizione, ma qui è entrato nel pieno. Classifica generale di tutto il tour, che è quella che si vede, con Martin Sundby, Norvegia, numero 2, numero 4 per Kalle Halfarsson, Svezia, Petrale Nero sarebbe il numero 3, Yevgeny Bielov, Russia, Petrale Rosso di primo della classifica sarebbe numero 1, Petter Nordhug. Roland Klara è dodicesimo. La zona primi 5 non è troppo lontana. E qualcosa stanno recuperando dietro. L'azione di Richardson soprattutto, che è quello che sta andando più forte di tutti. Daniel Richardson partiva con 1.30. No, perché adesso sta perdendo terreno. È subentrato, è entrato nel gruppo di... nel duo. Eccolo qui Dario Cologna. Tornati sotto gli altri, Richardson gli si è messo alle calcagne, non riesce però a sgraffignare niente, a graffiare via niente. Dario, con un ritardo che sfiorerà i 2 minuti ed anzi piuttosto dietro, l'azione magnifica Clara, Francia-Italia, potrebbe portare più vicini quelli. Ave Deerhoek, Poltarangin. Niskanen ha perso terreno, tant'è che il decimo posto è lì davanti per Roland Klara e Maurice Magnificat e quel gruppo, dove ci sono dei, così li chiamano nel ciclismo, succhi a ruote. No, adesso dà una mano anche Marcus Hellner, numero 16. Hellner partiva con 2.05 di ritardo. 2.18 per Klara, che partiva con 2.23. Magnificat è quello che sta andando più veloce di tutti, con il tempo base. E questi primi quattro che stanno avvicinandosi all'inizio dell'ultimo giro. Ancora un paio di minuti e faremo noi una pausa di un minutino.
strategica con lui, quante volte lo si è visto rinascere. Allora Roland Clara è tredicesimo, ma col gruppo dell'undicesimo e con il decimo lì vicino è a 2.18. Non è ancora transitato invece l'altro azzurro, Dietmar Nöckler, ecco i quattro. Adesso è di nuovo Yevgeny Bielov, quando è appena cominciato l'ultimo giro. Comincia con la salita. Questi tre si sono dati il cambio, chi più chi meno è andato davanti a tirare. Quest'ultimo mai, si è mai tolto di lì. 21esimo è Dietmar Nöckler, a 3 minuti e mezzo abbondanti, assieme al 20esimo e anche al 19esimo. Dietmar Nöckler, quella la posizione, era 23esimo Francesco De Fabiani, che però dovrebbe essere stato raggiunto dal gruppo dietro. Non solo è stato raggiunto, è stato anche scavalcato, è 32esimo adesso, fuori dalla zona punti, anche se il gruppo è quello del 23esimo. 4 minuti e 8 al ritardo, andando pianino dopo le due sparate. È andato bene anche nella prova a sprint, dopo la sparata della seconda tappa è entrato un po' in difficoltà Francesco De Fabiani, ma fa parte del processo di crescita di questo promettentissimo ragazzo valdostano. Questi sono gli inseguitori dal quinto al nono. Dario Cologna a trainarli tutti a 20 km e 7. Li aspettiamo qui e poi pronto a dare la linea per un minutino prima di immergerci nell'ultimo giro di questa gara. Mentre allo stadio c'è anche il gruppo di Maurice Magnifica, Francia, Roland Clara, Italia e gli altri. Adesso c'è Ave che va ad affiancare Dario Cologna. Dario Cologna ha scoperto che in realtà quelli che sono arrivati non gli hanno dato propriamente una mano. Adesso nell'inquadratura potrebbero entrare quelli, eccoli qui, quelli del gruppo di Roland Clara. Beh, aspettiamo loro. Niskanen è stato raggiunto e scavalcato. Niskanen è un giovane atleta formidabile, ma in tecnica classica, tecnica libera, deve limitare i danni, cosa che aveva fatto, ma alla grande Roland Clara nella seconda tappa. Tanto si fa vedere anche Chris-André Jespersen. Prendono 2.16. Clara aveva 2.23, quindi sta andando più forte di almeno 3 di quelli del quartetto che qui vediamo. Pausa, un minutino. Un fiocco di neve contiene tantissimi cristalli. Una gara in pista racchiude tanti. Ci si immerge nell'ultima fase di questa terz'ultima tappa del Tour de Ski. Questo è il gruppo degli inseguitori che non riesce assolutamente a guadagnare, anzi deve fare attenzione a quelli che seguono, fra cui Roland Clara, che è il secondo di quel quintetto, ma il quinto sembra in difficoltà. Maurice Magnifica il più pimpante, Roland Clara il secondo più pimpante, chi fa fatica dietro è adesso Marcus Hellner, che nella parte iniziale sembrava essere incisivo. Dario Cologna si mette più dietro, qui c'è Daniel Richardson che aveva cominciato bene. Poltaragni non ha mai dato una mano a Cologna, ma qui cerca quantomeno di vivacchiare. Alex Arve più in difficoltà, ma Cologna non in giornata oggi. Ha vinto il prologo, poi si è mantenuto a buoni livelli. Tutto questo, per carità, vale per chi abbia, come tappa di passaggio, per chi abbia puntato nel corso di questa stagione post-olimpica, giochi di Sochi nel 2014, ai campionati del mondo. Allora, a 20 km il passaggio era questo. Andiamo anche ai 22.4, visto che c'è già stato. E qui c'è Roland Clara, si mette davanti Chris-André Jespersen, una mano la dà. Maurice Magnifica scivola dietro. C'è anche Vilek Zhanjin. Prendono 2.15 questi. Cologna, che è l'ultimo del gruppo davanti, è nono. 4 davanti ai 22.4, quando manca poco all'arrivo. Mezzo giro. Martin Jonsrud Sundby davanti, assieme a Yevgeny Bielov. Sundby è norvegese, Bielov russo, Kalle Halfarsson Svezia, Petter Northug in coda con qualche volta qualche centimetro da secolo davanti, ma mai si è fatto staccare.
E poi gli altri da 1,51 in su: Daniel Richardson, Svezia, Niklas Gerhoog, Norvegia, Alexei Paltaranen, Kazakistan, Alexa Ave, Canada, Dario Cologna, Svizzera. Poi, e questi hanno Cologna 1,54, gli altri 2,13, Chris-André Jespersen, Norvegia, Maxim Bilekjanin, Russia, Roland Clara, Italia, Maurice Magnifica, Francia, Andrew Musgrave, Gran Bretagna, sì, proprio Gran Bretagna, mentre ha perso terreno una decina di secondi Marcus Hellner, che assieme a Ivo Niskanen, finlandese Niskanen, svedese Hellner, chi sta andando più veloce di tutti in questo tratto è Maurice Magnifica, il numero 20, il secondo è Roland Clara, come tempo parziale, in questa gara in tecnica libera. Sundby è segnato con il pettorale giallo di primo della classifica generale di Coppa del Mondo, ma non lo indossa. Clara è segnato in discesa, ma solo perché ha perso una posizione nel gioco dei piccoli sorpassi all'interno del gruppo. Neukler è transitato 22esimo, mentre Francesco De Fabiani è scivolato su posizioni da oltre la 30esima piazza. 1400 metri quando si arriverà qui alla finale di gara. Diciamo che i tempi dovevano essere molto più lunghi ed invece così non sarà. Sono andati molto forte su un tracciato, questo di 5 km, particolarmente impegnativo in questa terz'ultima tappa della Tour de Ski, l'ultima al maschile quantomeno a Dobbiaco. Più tardi avremo, dopo le tre, la gara femminile su tre giri. Bialov davanti adesso. Halfarsson è veloce, Nurtwig è velocissimo, Sundby è veloce. Questi quattro hanno scavato il vuoto, quasi pneumatico. Neukler intanto è transitato 22esimo, è a 3,42. De Fabiani è 33esimo, a 4,22. Degli altri, il migliore è... gli altri tre, David Hofer, che è a 5,50. Vicente invece ha perso il contatto con quel gruppone. E qui il gioco dei primi quattro, che saranno anche i primi quattro della classifica, perché questa gara, questa terz'ultima tappa, l'ultima della due giorni di Dobbiaco, in alta Valpusteria, all'ombra di cime meravigliose che l'UNESCO considera patrimonio di tutti noi, di tutta l'umanità. I primi quattro sono anche i primi quattro di classifica, perché la formula era quella che si partiva ad inseguimento in base alla classifica generale e parziale. 1,44, il ritardo di chi segue si è allargato da questo punto di vista. Cologna e chi adesso è quinto, Daniel Richardson, qualcosa recupera, qualche secondo, forse anche perché davanti, dopo aver accumulato, quantomeno su quei quattro, dietro, come detto, Magnifica e Clara stanno andando più forte. Davanti stanno controllando, amministrando in funzione di un'ipotesi di volata, della volata che ci sarà. Adesso c'è Paltaranen che ci mette del suo. E Richardson in coda a questo gruppo. E questo è il gruppo di Roland Clara. C'era l'ipotesi che potesse entrare nel gruppo precedente, alla fine non è così. E quindi Clara torna a 12esimo, Vilekjanin davanti a lui. Magnifica, Clara non ha una gran volata, ma ha dato una mano importante a Magnifica. In questa parte conclusiva si sta discretamente comportando David Hofer, che ha un ritardo di 6,07, aveva un ritardo maggiore in precedenza, pronti per la volata e neanche a farla apposta, chi sembrava tagliato fuori ha preso e prova ad andarsene, rettilineo opposto, pattina. Petter Nordtvig, Norvegia, Kalle Halfarsson, Svezia, Martin Jonsson Sundby, Norvegia, Yevgeny Bialov, i primi tre porteranno a casa 15, 10 e 5 secondi di abbuono e Nordtvig si conferma. Rettilineo d'arrivo non lunghissimo, ha tre macchine di vantaggio, con Nurtug che va a vincere, con Sundby che cerca il secondo posto, invano,
Petter Northug va a vincere con un paio di secondi di margine su Kalle Halvorsen, Svezia. Morten Jonsrud Sundby, Norvegia. Yevgeny Bielov, Russia. Come si fa con quest'uomo qui che ha dato l'impressione di essere perennemente in difficoltà ed invece assolutamente no. Ha sentito profumo di volata, si è messo davanti, l'ha anticipata anche la volata per essere primo, già decisamente primo all'imbocco del rettilineo finale. Ha dato 2 secondi a Kalle Halvorsen e un po' di più agli altri due. Fuori del podio Yevgeny Bielov. La classifica di Coppa del Mondo a questo punto è, ecco intanto immagini della parte finale dell'attacco di Nordhug, che sull'ultima salitella ha messo in difficoltà gli altri. Sono rimasti anche un po' sorpresi su quell'attacco. Adesso in classifica generale Halvorsen ha un ritardo di 8 secondi. Vuol far vedere lo sponsor, che probabilmente è anche il suo. C'è anche un ragionamento commerciale in tutto questo modo di fare di questo scanzonato campione. Controverso, anche un po' matto. E adesso si arriva per la volata degli altri con Dirhoek che anticipa Alex Harvé. C'è anche Cologna lì, questa è la lotta per il quinto posto, mentre in zona stadio arriva anche il gruppo con Roland Clara che finirà presumibilmente a 12°. E qui c'è Dirhoek, Cologna rimonta, Niklas Dirhoek, Alex Harvé, Dario Cologna, questo nell'ordine, quinto, sesto e settimo. E poi Richardson, che ha speso molto, molto di più Richardson. E adesso arriveranno tra poco, siamo Race Magnifica e Roland Clara, che dovrebbero aver fatto registrare i migliori tempi. Clara tiene la terza piazza ed è un bene questo. Musgrave è andato bene e è andato a precedere Clara. Vilegjanin, Musgrave. Vilegjanin numero basso, numero 12, quindi ha perso parecchio, ho perso abbastanza. Ecco ancora l'attacco finale. Clara è 12°, è possibile abbia fatto registrare, chiude con 2 minuti e 10 ed è anche la classifica parziale del Tour de Ski a 2 tappe dalla fine. Sono arrivati anche Niskanen davanti a lui, Marcus Hellner, è possibile abbia fatto registrare il secondo miglior tempo. Abbraccio con Yevgeny Bielov di Morten Jonsrud Sundby. Bielov e Sundby potrebbero a questo punto essere i favoriti per la tappa finale. Petter Northug stavolta si presenta in fretta. We saw you hang at the back for quite a bit of the race today. We know you're always going to be strong at the end. A little bit of the strategy today. Questa è la strategia, essere intervista, lui si è limitato un thanks e basta. Nuclear 20°. Gruppone adesso con ricongiungimenti di tanti in tanti altri gruppi. Non c'è Francesco De Fabiani in questo gruppo, quindi va decisamente fuori dei piazzamenti che danno punti di Coppa del Mondo. Sono andati molto veloce. Ecco qui Dietmar Nöckler, il numero 17, che ha chiuso in 20ª posizione nella parte finale grazie alla sua volata qualcosina guadagnata. Arriva Nuts, ma come tutti quelli con la W bisognerà aspettare per la sistemazione della classifica e di tappa in generale, che di fatto coincidono. Il 30° è Biesmertnik, che ha perso parecchio, e qui arriva Francesco De Fabiani che sale al 35° posto rispetto a questi che l'hanno raggiunto. Qui un altro azzurro è David Hofer. Tratto finale è andato discretamente rispetto a questi 5 minuti di ritardo, che si dovrà aggiungere 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 20. Vediamo arrivare il nostro azzurro David Hofer, 40°. Next is 54.
E potrebbe. Alla distanza potremmo vedere tra poco anche Mattia Pellegrini e un Giorgio Dicenta non particolarmente pimpante. Si è ritirato Ivan Reheme, l'estone, dopo il Tour de Ski. La prima tappa è stata tutta sprint in tecnica classica, la gara individuale con Federico Pellegrino impegnata nella meno sua specialità, però era andato bene a Cusamo sfiorando la finale, finale a 6. Poi ci sarà una sprint a coppia, Tammiarv e gli altri. Beh, e questo anche un invito a chi ci segue: potremmo rimanere in onda per qualche minuto ancora e poi restituiremo la linea. Nordhug, Sornione, Sornione, Sornione per buona parte della gara e poi la stoccata ancora una volta vincente di questo fenomenale norvegese, non particolarmente simpatico, scostante, lo si è visto anche in intervista, fa dannare un po' tutta la stampa, ma anche quella, ecco qui intanto Giorgio Dicenta, i 42. È entrato nel 43esimo anno, oggi al 43 come numero, era questa la sua classifica, ma perderà delle posizioni. Non riesce a ritrovare condizione. È smalto. Il carnico dei carabinieri, ma qui della nazionale italiana, che è 47esimo in classifica generale attualmente. Vittoria allora di Petter Northug. Sto per cominciare il riepilogo finale, quindi chiudiamo un po' prima del previsto. Sono andati più forte la gara, oltretutto. Questa immagine dice di un Giorgio Dicenta non particolarmente soddisfatto. Ieri la moglie Rita, mentre sta per arrivare Mattia Pellegrin, l'ultimo degli italiani. Sei, perché Federico Pellegrino è tornato a casa per allenarsi per le prove sue, alla sua portata, quelle di sprint, non di questo ma del successivo fine settimana. Arriva Mattia Pellegrin, che preferisce la tecnica classica, Fiamme Oro di Moen nella sua società quando non si è in nazionale. Pellegrin, 25 anni, che va a giocarsela la volata, vedremo per quale posizione, al di là del 53esimo posto, perché qui ci sono gli aggiustamenti. Infatti Pellegrin 50esimo. Era già davanti al numero 37, che erano partiti assieme, ma Thomas Wick, di tutto il gruppo che partiva con 4 minuti di ritardo, è quello più lento, perché era quello messo meglio prima in classifica. Allora, riepilogo finale. La tappa solitamente del trasferimento, ma di 35 km, da Cortina d'Ampezzo a Dobbiaco, stavolta tutto a Dobbiaco, la Nordic Arena, con tracciato duro. Hanno chiuso con un tempo di 53. Il vincitore è stato anche quello che è partito prima di tutti, Petter Northug. Eccolo, 2 secondi di vantaggio per il norvegese, che continua a mantenere quindi il pettorale rosso di primo della classifica. Vi è più con 7 secondi su Kalle Halvorsen, perché 15-10-5 sono gli abbuoni. 12esimo Roland Clara, 20esimo Dietmar Nöckler, i due altoatesini, due tra l'altro sono proprio di questa vallata, della Valpusteria, media Valpusteria dalle parti del capoluogo brunico, quella. E qui siamo in alta Valpusteria. Ultimo a portare a casa il punto, Alexander Besmertny, che era partito con numero basso, quindi non è andato fortissimo. Poi nel corso della gara femminile, dopo le tre, darò conto delle classifiche che hanno puro valore statistico. 35esimo Francesco De Fabiani, intanto 44esimo David Hofer. Puro rilievo statistico del risultato interno a questa 25 km, depurato dei secondi relativi alla classifica precedente, perché si è partiti in funzione, con quella che faceva base, alla classifica generale del Tour de Ski. Primo Petter Northug, Norvegia. Secondo Kalle Halvorsen, a 2 secondi, Svezia. Terzo generale della Tour. 12esimo sia nella classifica di tappa che in quella generale, Roland Clara. 2.10 avrà qualcosa di più, diciamo 2.25, perché subentrano qui gli abbuoni che si vedono. 12esimo Roland Clara, ma come detto con Maurice Magnifica, anzi subito dopo Maurice Magnifica dovrebbe essere il secondo tempo assoluto. Nöckler è stato 20esimo,
ed è ventesimo anche in classifica, perché il risultato di adesso è il risultato della classifica generale assoluta. Dall'alta Valposteria, Dobbiaco, linea che viene ceduta. Gara prossima che sarà quella femminile sulla 15 km. Ad inseguimento tre giri da 5 km. E ci saremo tra, diciamo, qualche minuto prima delle 3:30, 3:25 circa. Ancora buona giornata a tutti voi. Peter Northug ha tenuto